E quindi loro raccontavano questo fatto per, diciamo, più che altro sono delle cose che solitamente fanno insieme, diciamo, all'organizzazione per, a modo so, prendere punteggio, una cosa del genere. Ma io ho partecipato all'incendio del Sicrus, Quindi si oppure vantavano io. nella Sì, loro sì. sostanza di aver preso parte a questo attentato, a questo incendio. Sì. E scusi, hanno detto loro a lei che avevano ricevuto questo incarico di Raimondo? Cioè, come lei ha saputo che questi signori agivano per conto di Raimondo? Essendo che erano del gruppo di Raimondo, per chi dovevano agire, non è che potevano fare una cosa senza l'assenso del suo capogruppo, Beh, scusi che che è Natale di Raimondo. questo, scusi. Silenzio, Allora, di Raimondo si è allontanato dall'aula. silenzio. Occhi La per prego, lui, Presidente. dopo identificazione. Bastarda, mia moglie, so che non conosce manco. Silenzio, si accomodi da quella parte, si apparti, va bene, si apparti. Allora, se si tratta di Raimondo, si è allontanato dall'aula. Si esegua, per favore. Ne diamo atto verbale. Dopodiché, mi dispiace, Avvocato Rapisarda, ma se lei vuole proseguire, deve tornare. L'udienza è sospesa sino all'esecuzione. Presidente, scusi, ma la prego, Presidente. L'udienza è sospesa sino alle 16. Signore, prendiamo posto, per favore. Un po' d'attenzione, per favore. La Corte era stata sollecitata a sciogliere un'ordinanza prima che fosse esaurito l'esame dell'imputato connesso Malvagna, Filippo. Io desidero però una cosa, che poiché l'imputato, il signor. L'imputato dice sì, Caponnetto. Ecco, siccome non ci distinguiamo nell'aula bene, sì, niente, perché non tutti gli avvocati hanno la toga, vorrei che l'avvocato Rapisarda e il suo collaboratore si spostassero in avanti. Ecco, grazie. E allora, tornando al discorso c'era una richiesta di acquisizione agli atti del dibattimento di verbali di prove assunte in altro dibattimento, in altro procedimento penale, e sulla quale richiesta dell'avvocatessa Viscuso c'era stata un'opposizione del Pubblico Ministero. Mi pare che questi erano i termini della questione. La Corte ha esaminato anche le ordinanze precedenti, ci sono stati dei casi
analoghi di richiesta di acquisizione di verbale di prove di altro procedimento penale, e la questione dovrebbe essere regolata dall'articolo 238 e del codice procedura penale nei termini della presentazione delle liste, cose che non è possibile, è stata possibile perché queste prove sono state assunte successivamente. E quindi sostanzialmente c'è una richiesta di riammissione, di restituzione del termine, cosa che il termine che è stato restituito altre volte dalla Corte alle parti che hanno fatto richiesta. Tuttavia, nella fattispecie, la Corte ritiene che e la richiesta sia ugualmente tardiva, perché è stata fatta in un momento che rispetto al quale l'acquisizione dei verbali di quelle prove è di molto precedente, e secondo regole processuali che sono state ritenute valide dalla Corte stessa nelle precedenti ordinanze, l'offerta di questi documenti doveva essere fatta prima che iniziasse l'esame dell'imputato connesso. Quindi non ritiene la Corte di poter accogliere allo Stato la domanda di acquisizione dei verbali di quelle prove. Devo dire ancora una cosa per esaurire quello che è l'orientamento della Corte, che per quanto riguarda sia questa richiesta che la richiesta fatta in altra occasione da altro difensore, e che, se non ricordo male, riguardava pure l'acquisizione di verbale di prove di altro procedimento, qualora si dovessero rappresentare dei fatti che sono tuttavia rilevanti per la definizione di questo procedimento, resta aperta sempre la porta per un'ulteriore richiesta da delibare ai sensi dell'articolo 507 del codice di procedura penale. Pare che c'era stata una richiesta tempo addietro dall'avvocato Russo di uguale contenuto. Presidente, dopodiché se possiamo proseguire con... Preliminarmente, Presidente, intendevo chiedere che il Raimondo venisse riammesso in aula, facendo appello all'orientamento che la Corte ha già espresso sul punto in occasioni simili. Non ora, avvocato Rapisarda, perché Di Raimondo è stato reiteratamente invitato da me a dismettere il comportamento che teneva e non ha inteso ottemperare all'invito, per cui ritengo che... Presidente, io faccio rilevare che l'esame è particolarmente importante. Lo svolgerà lei, avvocato. Sì, assenza. Presidente, però in altre assenza, volte la Corte ha ammesso però gli imputati. Non si è avuta la reiterazione dopo ripetuto invito del Presidente, quindi introduciamo Marbani. Presidente, mi scusi, posso avere la parola prima? Sì. Come? Grazie, sostituisco l'avvocato Orazio Gulisano, difensore di Mangio Giuseppe del 1950. Ecco, signor Presidente, con riferimento ad alcune dichiarazioni rese dal Malvagna che riguardano una vicenda alla quale sarebbe interessato tale Angelo Cutispoti, rileviamo che il predetto Cutispoti è intervenuto nella vicenda con delle dichiarazioni rese alla stampa e riportate dal quotidiano locale del 14 aprile 1996, dichiarazioni appunto con le quali si commentano le dichiarazioni accusatorie del Malvagna. Il difensore chiede pertanto che la Corte Eccellentissima metterà a disposizione questo articolo e chiede che la Corte, giovandosi dei suoi poteri, ex articolo 507, voglia quindi disporre la citazione del suddetto Angelo Cutispoti, proprio per riferire in merito a questa vicenda relativa alle dichiarazioni di Malvagna che ne parlano. Ecco. Ha visto il pubblico ministero questo articolo di stampa?
Presidente, i pubblici ministeri non si oppongono, ovviamente in esito anche alla lettura del verbale in cui il Malvagna ha reso queste dichiarazioni, ci riserviamo di richiedere un confronto eventualmente tra il Malvagna e il Cutisporti. Cioè dobbiamo rileggere un attimino il verbale per vedere esattamente. Allora, intanto acquisiamo al verbale il foglio di stampa. E poi la Corte si riserva di decidere. Il signor Malvagna: mi devo rivolgere nuovamente al signor Caponnetto, abbia pazienza. Con il suo difensore si devono spostare un banco più indietro. E l'avvocato Fichera venga avanti. L'avvocato Pappalardo, se vuole stare con, vuole che il suo assistito stia vicino a lui, si sposti anche lei un po' più indietro. Qualche posto più indietro. Grazie. Può entrare Malvagna, sì. L'avvocato Rapisarda può procedere. Sì, grazie Presidente. Signor Malvagna, l'ultima domanda mi pare che le avevo posto riguardava, stavamo parlando del Sigros, ciò che le era stato riferito dagli esecutori materiali. Lei ha dichiarato nel corso dell'esame che si sarebbe svolta una riunione in via Ramondetta, nel corso della quale ebbe ad essere conferito l'incarico a Di Raimondo. E in questa riunione ebbero a partecipare diversi soggetti. Sì. Le chiedo, da chi ha saputo che si è tenuta questa riunione, quando si è tenuta e quale fu l'oggetto specifico della riunione, dell'assemblea? L'ho saputo da Nino Polvirenti. La riunione si è tenuta una settimana prima, pochi giorni prima l'incendio, e l'oggetto è stato questo di qua, cioè di incendiare il Sigros. Ma nel corso di quell'occasione venne dato questo incarico, lei dice che Di Raimondo fu incaricato di supportare questa azione. Sì. E venne a Di Raimondo conferito questo mandato nel corso di questa riunione? Sì, nel corso di questa riunione. E lei questo l'ha saputo da Cosentino? No, questo non l'ho detto io, da Nino Polvirenti ho detto. Scusi, da Polvirenti. No. E dopo quanto tempo l'ha saputo? Ma l'ho saputo l'indomani, dopo due giorni. Va bene, nessun'altra domanda sul punto. Senta, lei ha riferito, a proposito di Raimondo, di un altro fatto relativo all'acquisto di armi a Firenze, e ha detto che Di Raimondo ebbe materialmente ad occuparsi di questo trasporto, di questo acquisto delle armi. Mi vuol dire da chi ha saputo questi fatti? Io questo non l'ho detto. Vuol precisare allora che cosa ha detto? Io ho detto che il Di Raimondo si è occupato di portarsi giù a Catania la parte di armi che era arrivata, che si sono scelti loro, perché queste armi quando sono arrivate sono state divise.
Appunto, lei ha detto di aver partecipato al momento di questa divisione delle armi. Sì, sì. Però ha detto anche, e adesso lo ha ribadito, che Di Raimondo si è incaricato di portare di prelevare personalmente queste armi acquistate a Firenze. Ma è andato lui a sceglierle, poi non se le ha portate lui personalmente, li ha fatti portare altri. Va bene, mettiamola sì. Così. Io adesso le chiedo, lei questo fatto da chi l'ha saputo? C'ero io quando è venuto il Di Raimondo e sono arrivate le armi. Sì, quando sono arrivate le armi c'era lei e questo lei lo ha già dichiarato. Io le chiedo da chi ha saputo invece che Di Raimondo ebbe a recarsi a Firenze per scegliere personalmente queste armi? Io questo non l'ho mai detto, avvocato. Scusi, allora mi faccio capire, forse non ho capito io. Gli sto dicendo io questo, che il Di Raimondo è andato a Firenze per scendere le armi, io non l'ho mai detto. Per scegliere? Per scegliere le lei armi. Lei ha detto che si è incaricato di andare personalmente. Sì. Io leggo nei miei appunti a prelevare e ritengo che sia un'espressione utilizzata da lei. Sì. Ma facendo riferimento a quello che ha detto lei orora, lei ha detto è andato personalmente per scegliere queste armi. Sì, per visionare tutte le armi e scegliere. Io adesso le chiedo, lei da chi ha saputo questo? Io gli ho risposto già, c'ero io quando sono arrivate. Quando sono arrivate le armi? Sì. A Firenze non l'ho mai detto che il Di Raimondo era andato a Firenze a scegliersi le armi. Questo non l'ha mai detto? No, io non l'ho mai detto. Scusi, ma allora mi faccia capire che cosa ha detto quando ha parlato di questa scelta delle armi. A che cosa voleva riferirsi? Volevo riferirmi a quello che ho detto. Queste armi, da un carico di armi che siamo stati noi come gruppo Pulvirenti a prenderli a Firenze e a farli arrivare a Catania, quando sono arrivato a Catania è venuto il Di Raimondo, le ha viste, le ha visionate e poi ha preso un po' di queste armi e se le portate e le ha fatti portare a Catania. Va bene, prendo atto di questa dichiarazione. Lei ha ancora riferito che Di Raimondo sarebbe stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Vuol riferire meglio la circostanza? Lei sapeva che Di Raimondo aveva dei problemi che poi hanno consigliato di fare questo intervento chirurgico? Sì. E vuole riferire dove ebbe a effettuare l'intervento il Di Raimondo? Ma dove di preciso non lo ricordo, so che lui ha fatto delle visite in Svizzera e poi in Spagna, però se l'intervento materialmente l'ha fatto in Spagna o in Svizzera adesso di preciso non lo ricordo. E lei riesce a collocare nel tempo questo episodio, questa circostanza delle visite? No, questo no. Neppure indicativamente? Neppure? Neppure approssimativamente, indicativamente? No, questo no. Lei ha dichiarato che tale Felice Cutrera ebbe a fornire una sorta di interessamento, una sorta di appoggio in occasione di queste visite, di questo intervento chirurgico? Sì. E vuol specificare che tipo di interessamento ebbe a prestare? Il tipo di interessamento non lo so, di preciso se ha contattato i medici, cose, ma so che per una visita specialistica bisognava aspettare parecchio tempo, addirittura c'erano persone che aspettavano 6 mesi, 1 anno per poter avere questa visita specialistica. Ma siccome il Di Raimondo aveva dei problemi che più tempo passava più si aggravava la situazione, si è interessato questo signore e la cosa si è fatta e prima. E questa notizia a lei chi l'ha riferita? Ma pure il Di Raimondo stesso. E lei non ricorda quando? No, quando no. Lei ha fornito delle indicazioni, diciamo, precise in ordine all'aggravarsi di questa malattia e non riesce adesso a collocare il periodo? No, il periodo non me lo ricordo onestamente. Va bene, per Di Raimondo io avrei finito. Per Santa Paola Angelo, lei ha dichiarato che unitamente al fratello Francesco si occupava di stupefacenti. Sì. Lei ha anche detto di averlo appreso da loro.
Io le chiedo, da loro chi, da chi esattamente lei ha appreso che Santa Paola Angelo e Santa Paola Francesco si occupavano di stupefacenti? Glielo dissero entrambi, glielo disse soltanto uno? No, entrambi. E in che occasione? Ma nell'occasione che ci vedevamo, e uno che si dice come va, cioè gli domandava come gli andavano un po' le cose, se stavano guadagnando dei soldi, queste cose così, e dice no, non ci possiamo lamentare, abbiamo un bel giro di vendita di sostanze stupefacenti. Questo, sentire il bisogno di farle questa confidenza, nonostante lei diciamo appartenesse ad un altro gruppo? Vabbè, un altro gruppo era lo stesso gruppo, però era un gruppo denominato diciamo diversamente, però era tutta una cosa, eravamo. Sì, ma lei in ordine a queste attività mi pare che ha detto che rientravano diciamo fra quelle attività che ognuno poteva gestire in proprio, quindi non erano attività tipiche della organizzazione. Sì, però se ne parla nell'organizzazione, si parla pure quando si sa, certe volte c'è un determinato gruppo che compie, mettiamo, una rapina dove gli introiti in soldi sono assai, e allora uno la commenta. Quindi lei, devo dedurre, era in rapporti di confidenza tali con i fratelli Santa Paola da giustificare questo tipo di confidenza? Sì, ero in rapporti di confidenza io. Senta, ma quando le fecero questa confidenza, le comunicarono questa, era presente qualcuno? Lei ha mai assistito a qualche episodio nel quale il Santa Paola o i Santa Paola commerciavano questa sostanza? No, quando la commerciavano io non lo so a chi la davano, a chi non la davano. E lei sa da chi la prendevano? No, da chi la prendevano non lo so, di preciso. Ed era presente qualcuno quando le fecero la confidenza? No, credo di no. Va bene, ho concluso anche per Santa Paola. Per Amato Salvatore, qualche domanda. Lei ha riferito nel corso dell'esame che l'amato, in occasione dell'omicidio, della programmazione dell'omicidio di Avelino Giuseppe, ebbe a prestare diciamo un certo appoggio fornendo un'abitazione. Sì. Io le chiedo, dove abitava Pippo Avellino? Pippo Avellino a quel tempo era ospite della suocera in una traversa di via Ottantapame, prima di arrivare A quel tempo, scusi, che cosa significa? Al tempo quando noi lo volevamo ammazzare. Più o meno? Più o meno agli inizi del 1991. Sì, e quindi dove abitava? In una traversa di via Ottantapalme. Sì, era l'ultima traversa che c'è percorrendo la via Ottantapalme in direzione Tondicello della Playa, e che poi questa traversa diciamo non spunta in una specie di demolizione di auto, una cosa del genere. E l'abitazione che l'amato avrebbe in qualche modo a voi procurato rispetto a questa abitazione, a che distanza si trovava? Si trovava in linea d'aria, non saprei, possono essere 300 metri, comunque c'era 300-400 metri. Ma lei sa descrivere grosso modo? Lei ha detto che era l'ultima traversa di via Ottantapalme. Sì. E invece l'abitazione la quale? Sì, la so descrivere. Era vicino dove l'amato aveva una stalla dove ci custodiva i cavalli, a 50 metri di là. E cioè, scusi, rispetto a via della Concordia, lei ha dato una indicazione precisa. L'ultima traversa, a destra o a sinistra, si trovava la casa. A destra o a sinistra, scusi? A destra. A destra. Sì. E la casa, invece, rispetto a questa traversa? Gliel'ho detto, può essere a
400 metri, 450. Sì, ma dico una traversa prima, traverse prime. Lì le traverse sono sparse, ce ne sono tante. Ma si trovava su Via della Concordia o si trovava su una traversa di Via della Concordia? Ma io non lo so qual è Via della Concordia. Si trovava lì vicino, comunque se sarebbe necessario sarei pure... Scusi, Via della Concordia, io sono relativamente pratico di Catania, ma credo di sapere che Via della Concordia coincide con Via 80 Palme. Le chiedo, era su Via della Concordia, su Via 80 Palme, la casa nella quale voi avete preso alloggio? Era una traversa che poi si arrivava alla... diciamo alla strada 80 Palme, non so come si chiamava, se era, io non lo, il nome della via non lo so. Va bene, senta, mi vuol spiegare quella questione relativa alle lamentele? Lei si sarebbe lamentato, ha dichiarato, con Amato Salvatore a proposito della fornitura di stupefacenti ad un ragazzo del suo gruppo. Sì. Ecco, io non ho ben chiaro perché lei doveva lamentarsi dal momento che era l'Amato che doveva ancora ricevere il pagamento di questa somma, così come ha dichiarato lei, eh? Sì, sì. E mi faccia capire perché si doveva lamentare lei. Mi dovevo lamentare perché l'Amato sapeva che se c'è il mio gruppo aveva bisogno delle sostanze stupefacenti, a parte il fatto che non ci andava con un ragazzino così, che ci sarei andato io in persona e ci avrei detto, se avevo questo bisogno, ci avrei detto quello che mi serviva. E poi perché questo ragazzino era andato a prendersi, diciamo, non è che erano assai, erano 10 grammi di cocaina, quindi io gli ho detto, tu prima di dargli questa sostanza stupefacente, perché non gli dicevo, ma chi ti sta mandando, Filippo qua, oppure è venuto sotto il nome mio? Dice, no, non è venuto sotto il nome tuo. Allora tu gliel'hai data con diciamo di guadagnare dei soldi, cioè senza che... Scusi, ma lei non ha detto che questa attività poteva anche essere svolta senza il previo concerto del gruppo, dell'organizzazione? Lei ha detto che questa attività relativa al traffico di stupefacenti poteva essere svolta anche in proprio. Sì. E allora che necessità c'era che questo ragazzo spiegasse all'Amato che in realtà la prendeva su commissione o era mandato da lei? Perché gliel'avrebbe dovuto spiegare? Sì, perché anche che si svolgeva in proprio questa attività, quando si avevano rapporti tra di noi stessi, si contattava direttamente il responsabile di quel gruppo. Quindi lei era sempre, sempre... Questo vuol dire che lei era in continui rapporti con Amato? No, questo io non vuol dire che io ero in continuo rapporto con l'Amato. L'Amato in quel caso si è trovato in difetto nei miei confronti, difatti si è stato zitto e non ha insistito più. Guarda, perché lui me l'aveva mandato a dire, che dice, lo sai, dice, il tizio mi doveva dei soldi, così così, mi deve dei soldi. E io gli ho detto, ma tu prima di dargli la cocaina perché non mi mandava a chiamare, che io scendo tutti i giorni a Catania. Ma questo, scusi, l'Amato l'avrebbe dovuto sapere che vigevano queste regole nell'ambito dell'organizzazione. Se invece richiede i soldi vuol dire che ignora questa regola e cerca di vantare in qualche modo il credito, no? Vabbè, non è che ignora, ci ha provato a ignorarlo. Ah, poi ha... Sì, poi non ha chiesto più nemmeno una lira. Perché io gli ho detto che quel ragazzo, quella sostanza stupefacente era andata persa e poi nel contempo quel ragazzo è stato ucciso. E chi era questo ragazzo? Questo ragazzo era Francesco Cambria, detto Franco Tedesco. Francesco Cambria. E il fatto quando si è verificato? Ma si è verificato nella... primavera inoltrata del 1992, poco prima che questo ragazzo poi venisse ucciso. Primavera inoltrata del 92? Sì. Benissimo. Ho concluso anche per Amato. Qualche altra domanda ancora per Cocuzza Antonino. Lei di Cocuzza Antonino ha detto che lo conosce e che... ha anche un fratello di nome Carmelo. Sì, se non erro. E mi vuole specificare, lei sa se ha altri fratelli il Cocuzza oltre questo?
di nome Carmelo di cui ha già parlato? No, io non lo so se ha altri fratelli, io conosco solo due fratelli Cocuzza. Due fratelli Cocuzza. E ha anche detto dove li ha conosciuti? Sì, l'ho detto dove li ho conosciuti. E io poi mi riservo di fare una richiesta formale, Presidente, per, dal momento che ha già descritto le caratteristiche fisiche del Cocuzza, perché si proceda a ricognizione formale dello stesso. Però intanto desidero formulare qualche altra domanda. Lei, relativamente a questi fratelli Cocuzza, ha saputo che ebbero ad occuparsi, ad organizzare l'omicidio Rivilli? È così? Sì. Da chi lo ha saputo? C'ero io quando si organizzava questo omicidio. Quando si organizzò? Dove si organizzò? Si organizzò nella prima metà del 1991 a Piano Tavola, nella casa paterna di questo Rivilli Antonino, siccome era morto il fratello e noi credevamo che lui venisse a vedere la salma del fratello. E così si organizzava che non appena l'avremmo intercettato l'avremmo ammazzato. E uno dei... In quell'occasione era presente lei, Ma eravamo in tanti in quell'occasione, perché sono stato 8 giorni lì a stazionare per poter compiere questo omicidio. Sì, sì, ma la domanda iniziale era quando venne deciso, dove venne deciso, dove si discusse di questa... Perché questo mi pare che attiene al momento dell'esecuzione dell'omicidio, quanto sta riferendo. Sì, io ho avuto incarico di Nino Polvirenti di recarmi lì a Piano Tavola e di stare insieme con questi ragazzi di Pippo Squillaci di Matteddina per poter compiere questo, diciamo, questo omicidio. Quindi in questa occasione lei avrebbe conosciuto i fratelli Cocuzza in particolare? No, già li conoscevo io, i fratelli Cocuzza. Senta, lei ha dichiarato anche che avrebbero partecipato all'attentato al Sigros. Sì. Da chi ha saputo questo particolare? Ma come ho detto, da loro stessi che se ne vantavano, perché noi più volte ci vedevamo, essendo che loro frequentavano la zona di Piano Tavola più che altro. Quindi da loro stessi, nel caso di specie, dai fratelli Cocuzza, Carmelo e Antonio? No, c'è nel caso dei fratelli Cocuzza non da tutte e due, però da uno dei due. E da chi? Dal più piccolo, se non erro, mi sembra. Come si chiama il più piccolo? Credo che si chiama Antonino. Antonino. Quello che lei ha già descritto come basso e grosso? Quello che io ho già descritto. Senta, lei ha dichiarato anche che questo Antonino lo vedeva a San Pietro Clarenza. Sì. Mi vuol specificare l'anno, la data approssimativa? Sì, nel 1991, la data non, di preciso non lo ricordo, il mese preciso. Nel 1991, prima sì. Del 91 lei l'ha mai visto? No, prima del 91 credo di no. Posso dire inoltre che questo ragazzo, questo uno dei fratelli Cocuzza, poi in quell'epoca si era comprata una macchina, una Renault 19-16 valvole di colore bianco, e che il fratello per parecchio tempo, il fratello di questo Cocuzza per parecchio tempo ha svolto l'attività di carrozziere presso un cognato del Rivilli che noi dovevamo uccidere, che c'ha un'officina proprio lì, quasi vicino alla casa del Rivilli. Va bene, signor Presidente, per me può bastare, grazie. Avvocato Fragonesi. Signor Malvagna, lei quando è stato arrestato la prima volta? Sono stato arrestato il 25 marzo del 93.
la prima volta nella mia vita oppure la prima volta adesso? No, no, intendevo della sua vita, sì, ho capito bene. La prima volta della mia vita sono stato arrestato nel 1982, se non erro doveva essere il periodo di maggio, e poi sono stato arrestato alla fine dell'82. E per quale reato? La prima volta per furto, la seconda volta per rapina continuata e tentativo di rapina e tentativo d'omicidio. Senta, lei quando iniziò a spacciare sostanza stupefacente? Io iniziai a spacciare sostanze stupefacenti nel 1985. Lei conosce Leonardo Giuseppe? Sì. E quando l'ha conosciuto? Leonardo Giuseppe l'ho conosciuto nel 1983, se non erro, al carcere di Catania. L'83 o l'84, comunque durante la detenzione al carcere di Catania. Sì. E ha svolto attività illecite insieme a Leonardi? Sì. E che tipo di attività illecite? Ma un po' di tutto, abbiamo fatto estorsioni, abbiamo fatto rapine, abbiamo venduto droga. E con particolare riferimento allo spaccio di sostanza stupefacente. Avete spacciato insieme sostanza stupefacente? Sì. Eravate in società? Sì, facevamo a tipo un piccolo gruppetto. E come avveniva nell'ambito di questo piccolo gruppetto lo spaccio? Nei primi tempi avveniva che noi prendevamo questa sostanza stupefacente, mettiamo un etto, due etti, e dovevamo corrispondere della somma, diciamo, di quei due etti che ci eravamo presi. Mettiamo, se ce la passavano a 100.000 lire al grammo, venivano due etti, venivano 20 milioni, dovevamo rientrare 20 milioni. Poi se noi con la vendita di quella sostanza stupefacente ricavavamo 30 milioni, 10 milioni erano nostri, nel senso che non eravamo in quota. Dopodiché io dissi a Leonardi che così non mi andava bene perché mi sentivo un po' escluso, diciamo, cioè mi sentivo come se stavo lavorando per conto mio, che non facevo parte dell'organizzazione. E Leonardi mi disse, dice, ma no, dice, tanto tu, dici, Piero, la quota te la dà lo stesso, dice, no, così guadagni di più. Io gli dissi che non mi interessava il guadagno e che volevo essere, diciamo, a quota come tutti gli altri. E lui mi disse, dice, ma vedi che così guadagniamo di più. Gli disse, no, diglielo e facciamo così. E poi in secondo tempo avvenne così. Ma perché, scusi, a quest'epoca, sì, mi sta facendo riferimento a lei, il Leonardi era in società con altri, oltre che con lei? Il Leonardi spacciava la droga per conto dell'organizzazione. E quindi in questo periodo Leonardi spacciava per conto dell'organizzazione insieme a lei? Sì, anche io spacciavo, solo che il Leonardi, aspettiamo, si faceva dare, come ho detto, due etti di sostanze stupefacenti e corrispondeva per quei due etti. Poi se quello là la vendeva di più, l'organizzazione non ne voleva, gli aveva dato questo, diciamo, essendo che sapeva che c'ero pure io. Poi successivamente c'è stato un suo cognato e un'altra persona, diceva, con questi soldi vi cambate voi le spese, perché per vendere le sostanze stupefacenti si fanno spese, ci sono continui spostamenti, incontri con persone, poi i soldi che si perdono, queste cose così. Per un periodo, un breve periodo, ne abbiamo fatto così, e poi però io gli ho detto di no e che ci mettevamo in quota normale. E a questo punto siete entrati in quota, se ho ben compreso, lei e Leonardi, oppure è entrato lei perché Leonardi era già in quota? No, Leonardi era già in quota, però il Leonardi mi aveva detto, dice, no, rimane sempre lo stesso così, dice, tanto Piero, dice, sempre qualcosa te la date. Io gli ho detto no, che volevo rientrare in quota e basta. E lei questo discorso lo ha fatto solo a Leonardi? Sì, questa sua volontà di entrare in quota? Sua intenzione? Sì, l'ho fatto con il Leonardi e poi l'abbiamo fatto pure con il Puglisi e con il Grazioso. Ho capito. E senta, com'è possibile allora che Leonardi
quando lei le manifestò questo suo intendimento, le disse: ma vedi che forse in quel modo qualche 100.000 lire li vedevi, così, dice, poi te ne accorgerai. Mi pare, queste sono parole sue, rese. Sì, sì. E perché Leonardi le disse questo? Perché in quel modo gli utili arrivavano direttamente a noi, invece nell'altro modo gli utili non si capivano mai quando erano, perché li sapeva soltanto il capo, diciamo, chi... Ma scusi, mi faccio... Leonardi era già in quota, no? Sì, era in quota. E quindi lei non glielo chiese a Leonardi quanto era il profitto che lui percepiva da questo suo essere in quota? No, questo non glielo chiesi. E lei da questo momento allora entra in quota. Quando siamo, come epoca? Siamo nella prima metà dell'85, adesso di preciso non lo ricordo. Comunque era passato poco tempo, che noi un mese che già vendevamo questa sostanza stupefacente. Quanto era passato, scusa? Un mese, due mesi, di preciso adesso non lo ricordo, poco tempo. Ho capito. E... Lei poi quando venne arrestato dopo questo periodo? Io venne arrestato nel febbraio dell'87. Quindi lei dal momento in cui decide di entrare in quota al momento in cui viene arrestato passano 2 anni, è così? Sì, all'incirca. Oh, e durante questo periodo lei ha spacciato per conto dell'organizzazione? Non durante tutto il periodo, perché poi ci sono state delle interruzioni, poi ci sono state pure che abbiamo dovuto, si sono dovute cambiare le persone, perché le forze dell'ordine avevano individuato questo. Sì, ma comunque, sì, ma comunque l'attività di spaccio che lei svolse, la svolse in questa forma, diciamo così, no? In quota. Sì. Mi pare che lei dica questo. Sì, sì. E quanto ha percepito lei? Ma pochissimo. Pochissimo quanto? Se ma... può... Cioè mensilmente, ad esempio, da questa quota, quanto le proveniva a lei? Ma non era mensilmente. Io come, diciamo, soldi ogni tanto qualche milione, qualche così, e dicevano vabbè poi ci facciamo i conti, però io non ho mai chiesto né conti né niente. Che in effetti poi io non riuscivo più, diciamo, non riuscivo più a tirare avanti con le spese che avevo, e abbiamo cercato poi di crearci canali alternativi, che poi è andato male e mi hanno arrestato. Quindi lei non lavora più per conto dell'organizzazione, la droga? No, io lavoravo sempre per conto dell'organizzazione. Però volevo fare una cosa dove io, mettiamo, avrei avuto un certo senso di responsabilità e avrei maneggiato un po' di denaro e l'avrei potuto, diciamo, spartire pure io. Perché io non ho avuto tanti soldi, perché io non sapevo né quanti soldi entravano né quanto, perché ognuno, io potevo sapere, mettiamo, i soldi che portavo io, però quelli che portavano gli altri non lo sapevo. Se mi davano 100.000 lire... Io non parlavo, vuol dire che mi toccavano quelle, però dei conti che erano io non è che li potevo sapere. Quindi non ero io. Ho ben compreso, vediamo se ho ben compreso, signor Malvagna. Lei ha percepito dei profitti da questa sua attività in quota, però non è stato in grado di controllare se i profitti che le sono stati dati erano quelli giusti. È così? Sì. Scusi, lei ha già dichiarato, lei, ad un'analoga domanda, rispondendo ad un'analoga domanda, con la quale le si chiedeva di specificare il significato della quota, ha dichiarato cosa che a me sembra diversa. Io gliela leggo, siamo sempre in quel processo. Allora, quando arriva questo pagina 146, quando arriva questo stupefacente, in base a quanto una persona ha investito gli veniva dato e poi se lo vendeva a 100.000 lire o lo regalava, erano affari suoi, erano soldi del gruppo e lui non veniva fatta tutta assieme questa cosa,
come il ritiro della merce era un blocco unico, però come arrivava, diciamo, al gruppo del Malpassoto, a Piero principalmente, lui in base a ogni singolo gruppo, la somma che aveva investito gli diceva: a te ti toccano 4 kg di fumo, 10 kg di fumo e 2 kg di cocaina, per fare l'esempio, tieni, venditela e te la sbrighi tu. Sì. Questo è una cosa diversa rispetto a quella che ha detto poco fa. Lei sì, ha detto, ma stiamo parlando pure di un episodio diverso. Quindi lei non mi può fare questi paragoni su un episodio che si è svolto in un determinato modo e questo che si è svolto in un altro modo. Cioè questo è un... Questo se me la legge tutta, io già penso di aver capito di quale episodio si sta parlando, però dato che lei mi sta leggendo la dichiarazione, qua mi sembra che si tratta di... Possiamo procedere? Posso andare? Quindi stavo dicendo, se non vado errato, se ho fatto il collegamento giusto, si tratta dell'episodio che si sono raccolti dei soldi che doveva arrivare, diciamo, a un grosso carico di fumo che si è interessato Madonia e Mangion. Se non vado errato. Sì, ma con riferimento agli accordi presi per questo carico, sì. Lei parla di quota. Allora il significato della quota è quello della corresponsione del profitto oppure quello della corresponsione di una partita di sostanza stupefacente allorché si fa un grande carico di sostanza stupefacente? Questo qua, come ho detto, è tutta una fornitura diversa e in base a, mettiamo, la quota che uno ha messo come anticipo, perché ci è voluto un anticipo, e in base alla quota che una persona ha stabilito di volersi prendere, perché ne dovevano arrivare svariate migliaia di chili. Allora, se una persona aveva detto di volerne, che ne so, 500 chili, in base alla quota che aveva messo se ne prendeva 500 chili. Perché se uno si prenota per un certo quantitativo di sostanze stupefacenti che viene gestito da persone dell'organizzazione e che hanno diversi criteri o e che bisogna, mettiamo, dare un certo anticipo, se uno non ci arriva con l'anticipo glielo possono anche, diciamo, prestare pure gli altri. Oppure si piglia quello in base a dove è arrivato con l'anticipo. Questi sono sempre accordi che variano da caso a caso. Ho capito. Quindi... Sì. Questo qua è un discorso che risale al 1991, quello risale all'85, che già c'erano tutti altri tipi di e altri modi di fare. E quindi fino a che punto continuano quei modi di fare dell'85? Che lei ottiene qualcosa dallo spaccio di sostanza stupefacente? Come ho detto, poi in seguito lo smistamento e lo spaccio delle sostanze stupefacenti di cui io sono stato partecipe l'ho gestito in funzione diretta, quindi ho avuto tutte altre mansioni, ho maneggiato i soldi. Quindi successivamente lei dopo il 90, diciamo così, non è più in quota con alcuno, è per conto proprio, è così? Non sono per conto proprio, sono sempre per conto dell'organizzazione. Ma io parlo, quando parlo di quota, intendo riferirmi ai guadagni. Allora io le chiedo, dopo il 90 lei partecipava insieme agli altri, spacciavate insieme, i profitti erano divisi, oppure lei prendeva i profitti che le provenivano dalla sua attività di spaccio? No, no, i profitti erano divisi, io prendevo i profitti che provenivano dall'attività di questo filone di canale di stupefacenti, perché lo stavamo gestendo in due gruppi questo filone. Lei prendeva i profitti anche dell'attività di spaccio che svolgeva un altro gruppo
Della sua organizzazione? Sì, dal prima sì, poi... Dal prima quando? Nel primo carico, poi abbiamo deciso per i carichi successivi. E quando, come epoca? Se mi può specificare l'epoca? Questo... questo diversità di, diciamo, di suddivisione risale sempre nel 1992 e rientra in, in quelle tre forniture di stupefacenti che ci sono state fornite dai palermitani di cui ho già detto. Quindi lei era in società con altri componenti del suo gruppo? Non del mio gruppo, dell'organizzazione. Dell'organizzazione, sì. Perfetto, scusa. Eravamo in due gruppi a... Sì. Senta, lei ha già dichiarato di avere ceduto ad altri due o tre gruppi della sua organizzazione parte di questa sostanza stupefacente ad un prezzo maggiorato rispetto a quello di acquisto, in modo che lei guadagnava sulla differenza di prezzo. Allora io le chiedo, se lei era in società con queste persone, com'è possibile che lei vendeva a questi gruppi? Ma lei mi deve dire che cosa ho dichiarato e che cosa si riferisce lei a questo prezzo maggiorato, perché lei mi sta facendo, mi sembra, le domande un poco... Io le sto dicendo, scusi, lei ha già dichiarato di avere venduto la sostanza stupefacente a 80.000 lire il grammo, la cocaina, quella acquistata secondo quello che afferma lei dai palermitani. E così, sì, sì. Lei l'ha acquistata a 55.000 lire il grammo. Sì. Lei l'ha venduta a persone facenti parte della stessa organizzazione ma di altri gruppi. Sì. Allora io le chiedo, se lei era in società con questi gruppi, sì, e ci lucrava sul prezzo con altri componenti della sua società? Sì, perché si fa così all'interno dell'organizzazione. Mica io potevo fare, mettiamo, avevo creato tutta questa cosa e i profitti se li potevano prendere le altre persone. Anche perché queste persone, quando io aprì questo canale, non vollero contribuire e dice no, non ci interessa, perché io volevo raccumulare un po' di soldi per fare bella figura con queste persone. Porto un esempio, io ebbi a dire a Girolamo Rannesi, dammi una cinquantina di milioni che poi quando arriva ti prendi un po' di sostanza stupefacente. Il Girolamo Rannesi mi disse no, no, io non me ne serve, però quando arrivò la sostanza stupefacente gli dovette dare, diciamo, al suo gruppo la sostanza stupefacente e personalmente lui si andò a rivolgere dallo zio, dal Malpassoto e ce la pagò allo stesso prezzo che ci arrivava a noi, anzi ci rimisimo dei soldi perché noi, oltre al pezzo che pagavamo, poi c'era, diciamo, lo sfido, la carta, perché pagavamo pure la confezione, poi dovevamo pagare pure la persona che si prestava a trasportarla e tutte queste belle cose. Quindi lei mi vorrebbe far intendere, se ho compreso bene, che maggiorava il prezzo solo delle spese? No, io maggioravo il prezzo perché avevamo stabilito così, che voglio dire, lei mi risponda, mi pare che stamattina l'abbia già detto, lei questo affare lo ha gestito per suo conto, no? Per conto del gruppo a cui lei apparteneva, non per conto dell'intera organizzazione, altrimenti non lo comprendo. No, questo qua lo sta dicendo lei, io sì, l'ho gestito per conto dell'intera organizzazione, poi è così, mettiamo, prima non ci andavo io dal Puglisi a prendermi la cocaina, il Puglisi mica me la dava a me al prezzo che il Puglisi la prendeva, il Puglisi giustamente ricavava un suo guadagno a carattere del suo gruppo perché aveva delle spese insieme al suo gruppo e altrettanto facevo io, ricavavo dei guadagni per le spese che si facevano all'interno del gruppo di San Pietro Carenza e soprattutto nel Malpassoto, perché c'è stato un periodo che pensavo tutto io, oltre a metterci i soldi perché non ci bastavano più i soldi per gli affiliati del gruppo di Pino Razio, i soldi degli introiti degli stipendi e tutto il resto lo mettevo io, i soldi per il pagamento delle spese degli onorari dell'avvocato e tutto il resto lo mettevo io. In effetti poi non ce l'ho fatta più, all'ultimo gli ho detto io non ci arrivo più e il Puglisi un po' ha contribuito. Ma per circa un anno nessuno ha voluto contribuire a queste spese, quindi è stato necessario operare in questo modo. Se no, operare in questo modo in che senso? Scusa. Operare in questo modo. Cioè? Cioè, se loro volevano la sostanza stupefacente mi dovevano dare 80 milioni al chilo.
e io guadagnavo 25 milioni scarsi in un chilo. Quei 25 milioni non è che me li prendevo io, li mettevo a disposizione dell'organizzazione, perché non è che pure che ci pensavo io. E lei quanto ha guadagnato da questa grossa partita di sostanza stupefacente? Mm-hmm. Quanto è stato il guadagno? Ma è stato pochissimo, perché i soldi ne sono stati spesi tantissimi. No, al di là delle cioè spese in che senso? Spese per l'affare? No, no, spese per tutto. Lei non si può immaginare, io c'avevo un registro di entrate e di uscite. Ma che relative a che cosa? Entrate e uscite relative a che cosa? Relative a tutto. E a tutto? E ce n'avevo uno particolare per le sostanze stupefacenti. Entrata nel senso che acquisto di sostanze. Acquisto di sostanze, pagamento e entrata dei soldi che, della vendita delle sostanze stupefacenti. Il guadagno c'è stato, ci sono stati. Adesso di preciso non lo ricordo, una bella somma, si parla di 1 miliardo e qualcosa, 1,7, 1,8, però questi soldi si sono spesi perché adesso se vuole gli porto alcuni conti. No, io non lo so, io cioè, almeno per il processo di Orazio Pino ho pagato 170 milioni di avvocati, poi altri 60 milioni è costato alcune spese legali del signor Leonardi, poi non lo so, veniva, usciva uno oppure il malpassato mandava a dire mandami 20 milioni che devo fare questo, mandami 10 milioni che devo fare questo, oppure le famiglie che si dovevano accompagnare ai colloqui, biglietti aerei, se facciamo i conti qua si perdono i numeri. Lei quando iniziò a trattare sostanza stupefacente nel gruppo di Nino Pulvirenti? Nel 1991. Era ancora libero Pulvirenti Antonino? Sì, era ancora libero e cominciammo ad abbozzare le idee che non ci arrivavamo più, quindi si doveva lavorare con la sostanza stupefacente. Senta, lei ha mai avuto diretti rapporti con Gran Cagnolo? Diretti rapporti in che senso? Frequentazione. Sì. Con Samperi, Severino Claudio? Sì. E con Alessandro Puglisi? Sì. Quando lo ha conosciuto lei a Puglisi Alessandro? A Puglisi Alessandro l'ho conosciuto quando nel 90 o nel 91, quando sono uscito dal carcere. Dove l'ho conosciuto? A Mascalucia. Ha mai svolto attività illecite insieme a Puglisi Alessandro, lei? No. Non ho altre domande, signor Presidente. Avvocatessa Danna. Sì, grazie Presidente. Signor Marvagna, lei la scorsa udienza ha narrato di una estorsione che avrebbe compiuto in concorso con il signor Maugeri ai danni dell'impresa Garaffo, di un tentativo di estorsione. Conferma questo particolare? Sì. Quando è stata l'ultima volta che ha visto il signor Maugeri? È stata nella prima metà del 1992. Senta, l'estorsione di cui parlavo prima lei, vi è stato un escavatore incendiato? Sì, ma avevano detto così, che c'era stato un escavatore incendiato. Va bene, grazie. Ho concluso, Presidente. Mi riservo di una produzione documentale. Avvocato Passerello? Senta Malvagna, lei ha parlato di un affare, poi credo non conclusosi, relativo all'acquisto di circa 100 kg di cocaina, ricorda? Sì. Chi sarebbe stato contattato per questo affare? Chi si doveva contattare almeno, secondo le sue dichiarazioni? Salvatore Fiorito. Salvatore Fiorito? Sì. O il figlio? Vabbè, Salvatore Fiorito o il figlio era a conoscenza dell'operato del padre. Sì, senta, che periodo è questo?
Fine 1992, inizi 1993. Fine, mi scusi? Fine 1992, inizi 1993. E il fiorito dov'era? Ma dov'era non me lo ricordo, mi ricordo che non si era potuto contattare, non si era potuto muovere prima perché il fiorito aveva avuto dei problemi, era stato, mi sembra, arrestato in Svizzera, una cosa del genere, aveva avuto dei problemi sempre per sostanze stupefacenti. Mi scusi, lei dice no, non sa però dov'era Fiorito, però sa che si doveva interessare lui? Quindi dico, sa solo questo dell'episodio? Che significa sa solo questo? Non l'ho capito, sì, avvocato. Sì, dico, lei non sa dov'era Fiorito, mi ha detto il periodo, io le ho detto, scusi, Fiorito dov'era? Sì. Dove doveva essere contattato, no? Sì, non so se era, diciamo, se era in libertà oppure era ancora detenuto, oppure agli arresti domiciliari. Comunque, se mancava il fiorito, c'era il figlio che provvedeva a fare le veci del padre, aveva le stesse, diciamo. E poi non si concluse questo affare? No, poi io sono stato arrestato e non ne ho saputo niente. Poi se si è concluso non lo so. Senta, e il prezzo qual era di questo? Se ne parlò del prezzo di questo affare? Sì, lui, il Puglisi, mi disse sui 30 milioni al chilo. Massimo 32-33 milioni, ma un prezzo buono. Lei ha parlato del Mazzei, che gli sarebbe stato presentato dal Fiorito. Sì. Dove sarebbe avvenuta questa presentazione? Questa presentazione è avvenuta al carcere di Milano, al carcere di San Vittore. E non c'era solo il Fiorito, c'erano tutti e due i fratelli Mazzei, sia Santo che Matteo. Senta, e il periodo qual è? Il periodo è il 1987, mi sembra era estate, quel periodo là. Senta, lei dove era detenuto? Io ero detenuto al carcere di San Vittore. E che sezione o che raggio? Ero detenuto al terzo raggio. Terzo raggio? Sì. E il Fiorito? Il Fiorito era detenuto al terzo raggio. Pure, io per un paio di mesi, per un poco di mesi sono stato detenuto in una cella, diciamo, per due persone di fronte alla cella del Fiorito. Dopodiché il mio coimputato è uscito e io sono transitato, no, insieme col Fiorito nella stessa cella. Siete stati per quanto tempo? Ma siamo stati fino a quando poi io sono partito. Quindi mi scusi, stessa cella del terzo raggio, esatto? Sì. Sì. Senta, Mazzei dov'era invece? Mazzei era, se non erro, mi sembra al primo raggio, alla sezione speciale. Perché speciale? Ma perché... Perché veniva chiamata così? Perché erano differenziate dagli altri, non si potevano incontrare con gli altri. Ho capito. Senta, lei ha parlato di consegne di soldi a Mazzei tramite Fiorito. Io ho questo appunto. Sì. Mi può dire dove queste somme dovevano essere consegnate, se vennero consegnate e con quali modalità? Dove io non lo so, so che arrivarono dei soldi su, il Fiorito fece un colloquio, venne e mi disse, dice, sai, sono arrivati dei soldi. Ecco, mi scusi se può un attimino, grazie, fermarsi. Sì. Arrivarono a Fiorito dei soldi, che significa esattamente? Dove arrivarono a Fiorito? Lì sopra, a Busto Arsizio, a Gallarate, dove il Fiorito aveva la casa, erano saliti delle persone da Catania. Non al carcere? No, io ero... A casa, ho capito, sì, prego, continui. E il Fiorito mi disse che quei soldi erano per una quota era da far arrivare al Mazzei e una quota doveva arrivare alla Jimmy Miano. E mi spiegò pure un po', diciamo, i discorsi che c'erano in atto. Sì, e come gli dovevano arrivare? Questo non glielo so dire. Sì, Mazzei era detenuto, no? Sì, Mazzei era detenuto, sì. Sì.
Senta, lei con riferimento al Fiorito ha detto fa parte del gruppo Santa Paola. Sì, volevo sì. Ritornare un attimino al Mazzei, parlando mi è venuta in mente una cosa. Magari poi la dirà dopo, la tiene a mente e poi la dirà, signor Malvagna, quando ne avrà l'occasione. Un attimino continuiamo il contraesame secondo l'ordine metodologico che ho segnato in scaletta. Va bene. Lei con riferimento al Fiorito ha detto che fa parte del gruppo Santa Paola. Ecco, mi può spiegare perché lei fa questa affermazione? Sì. Perché me l'ha detto lui stesso. E poi l'ho saputo anche da altri. Da altri chi? Da Piero Puglisi. Poi? No. Dico poi? E poi ha detto da altri, quindi ha fatto un solo nome. E poi l'ho sentito nominare anche da altri, però in riferimento a questa cosa no, in riferimento al fatto che era inserito e che è inserito e che mandava dei soldi qua a Catania, l'ho saputo da loro due. L'ha saputo? Da loro due. Ah, e da Mazzaglia Salvatore. Sì. Quando gliel'avrebbe detto il Mazzaglia? Ma me l'ha detto sia nel 1986 quando il Mazzaglia lavorava lì sopra unitamente al Fiorito. Lavorava? E poi sì, lavorava sì. Nella vendita delle sostanze stupefacenti. Sì. E poi anche successivamente, adesso preciso non me lo ricordo, se ne è parlato più volte, va. E poi me l'ha detto lui stesso quando eravamo insieme a Milano, quindi... Me l'ha detto il... Il Fiorito, sì. Cosa gli ha detto? Niente, mi ha detto che lui stava bene lì sopra, che si era ambientato bene, che lui... Tante tarantelle che succedevano giù, perché giù la vita è tutta diversa. Tante? Tarantelle. Sì? Tarantelle nel senso che c'erano sempre discorsi, sempre guerre, sparatorie, queste cose, se li vedeva un po' da lontano, sì. e che lui ogni mese, quando gli capitava, mandava i soldi giù, e cioè stava bene, perché io gli ho detto ma come mai ti sei stabilito qua, così stai comprando case, cose, non vuoi scendere più giù, dice ma a me chi me lo fa fare, io qua sto benissimo, tanto pure che sono qui sopra è la stessa cosa, io faccio parte dell'organizzazione, anzi mi ha detto, dice qui sopra forse servo di più. Fatti specifici che riguardano il Fiorito, dico a parte le cessioni di stupefacenti di cui lei ha parlato? No, poi abbiamo commentato qualche volta la sostanza stupefacente che lui ci mandava giù, che alcune volte era diciamo più alta di gradazione, alcune volte meno alta. Senta Malvagna, perché era detenuto Fiorito quando eravate condetenuti insieme a San Vittore? Ma io penso che la sua posizione giuridica era perché con diverse... Mi scusi, perché mi dice penso? Perché ne abbiamo parlato con il Fiorito. Ah, e allora lo sa, non pensa. Sì, voglio dire, mi scusi, avete parlato di tante cose, dico certamente ritengo che quantomeno della posizione, del fatto, del motivo per cui era detenuto, lei ne ha chiarezza, ne ha contezza, no? Sì, ne abbiamo parlato, però non è che mi posso ricordare per filo e per segno se gli contestavano sì, pure un furto, oppure che ne so. Se gli contestavano nel contempo in tanti reati, può arrivare anche un altro reato. Un furto, ho sentito bene? Un furto, per fare un esempio astratto, avvocato, naturalmente. Sì. Cioè, mi scusi, allora ripeto la domanda perché forse non sono stato chiaro. E allora, quando voi eravate detenuti a San Vittore, siete stati anche per un periodo nella stessa cella? Sì. Ora, la mia domanda è questa. Fiorito, perché era detenuto? Ma il processo maggioritario che aveva lui, aveva una grossa associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti, dove lui era un capo promotore, lì sulla zona di Gallarate e Bustassizio. Sulla zona di Gallarate e Bustassizio, e l'autorità giudiziaria qual era? Quella siciliana?
No, l'autore della giudiziaria, almeno per quello che ne so io, era quella di lì, quella di Busto Arsizio. Gli contestavano una grossa associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti? Sì. Avvenuta in Gallarate e Milano? Sì. Sì. Senta, lei ha parlato molte volte dell'incendio Sigros. Con riferimento a questo incendio, mi pare che lei abbia parlato del momento decisionale, del perché fu deciso e da chi fu deciso, del momento esecutivo, cioè da chi fu eseguito, e ha parlato anche di un incontro che sarebbe avvenuto successivamente all'incendio per chiudere la vicenda. Ricorda Malvagna queste dichiarazioni? Non gliele voglio far ripetere, dico, le ricorda nelle linee generali in cui io gliele ho rammentate? Sì. Sì, ecco. Ora io vorrei che lei mi dicesse, anche sinteticamente, quali sono le sue fonti? Le sue fonti di conoscenza? Le mie fonti sono quelle, sì, che ho già detto. Ecco, se può un attimo in rapida successione ridirle, dico anche sinteticamente. Nino Pulvirenti, sì? Lo Squillaci Giuseppe, Squillaci Francesco, il Cocuzza, Trubagliolo, lo Scalia, il Figlio Pesso, Aldo Ercolano, Pippo Grazioso, e poi l'ho vissuta in alcuni fatti, l'ho vissuta direttamente per come io ho già raccontato. Cioè personalmente? Sì, come, sì, quello dell'appuntamento con quella persona. Ecco, proprio a proposito di questo appuntamento con la persona a cui lei fa riferimento, lei ha detto di aver avuto un incontro in un ufficio commerciale di Piazza Michelangelo. Sì. Ricorda, l'incontro era finalizzato a sistemare la faccenda. Lei su domanda del pubblico ministero ha riferito una data, vorrei che lei facesse mente locale su questo punto. Lei ha detto che era un pomeriggio della primavera del 92. Malvagna è certo di ciò o poteva essere anche un pomeriggio della primavera del 91? Cioè lei questo 92 lo aggancia a un ricordo certo, potrebbe essere anche il 91? No, primavera del 1991 no, perché a quest'ora non l'avrei accompagnato io il Pulvirenti. Come dice, scusi? Non poteva essere la primavera del 1991, perché a quest'ora il Pulvirenti non l'avrei accompagnato io, l'avrebbe accompagnato direttamente Nino Pulvirenti. Avvocato, mi scuso, qual era l'episodio del 1991? Mi sono distratto. L'episodio... Riunione presso un ufficio commerciale di Piazza Michelangelo. Io ho dato... Sì. Posso continuare? Sì, prego. Io ho dato una collocazione temporale che non basta, diciamo, è stato un giorno o due giorni dopo il ritrovamento delle armi all'Acqua Rossa, lì vicino Paternò, le armi in quella casa di proprietà o in uso dei fratelli Brangiforti. Un giorno o due giorni dopo? Quindi siamo nel 92. Sì, se non erro. Lei mi pare che abbia detto che appunto accompagnò lì un certo Pulvirenti, direttore della standa di Mascalucia. Sì. Sì. Senta, mi vuole specificare il ruolo di Pulvirenti in questa vicenda? Il Pulvirenti premeva e faceva pressione affinché questa faccenda si sistemasse, e già il Pulvirenti era dai tempi... Mi scusi se l'interrompo, ma che interesse aveva il Pulvirenti? Ma per quello che ho capito io doveva ottenere, diciamo, doveva essere promosso, doveva inserire in questo complesso commerciale che stava per nascere lì a Catania, a San Giovanni all'Arena. Sì, quindi aveva questo interesse personale. Ecco, e allora continui ciò che stava dicendo in relazione al ruolo del Pulvirenti. Il Pulvirenti, diciamo, è stato da filtro tra l'organizzazione e queste persone per, diciamo, prendere gli accordi e portare a compimento l'accordo finale. Il Pulvirenti già ai tempi quando
Nino Pulvirenti era ancora libero e girava, un'altra volta ero presente io, parlavo con Nino per sistemare questa faccenda e Nino temporeggiava dicendogli guarda che è una cosa un po' grossa e io non posso prendere decisione, devo prima riferire e quello che mi dicono poi si farà. Senta, e andò a buon fine l'interessamento del Pulvirenti, cioè fu fruttuoso questo suo far da filtro? Sì, si concluse. Inutile. Si concluse, si raggiunse l'accordo. Sì. Senta, con riferimento invece alla standa, ai fatti delittuosi che riguardano la standa, lei ha detto di aver saputo di queste faccende durante l'esecuzione, io ho così appuntato, degli attentati. A quali attentati faceva riferimento lei esattamente? Ma principalmente facevo riferimento all'attentato che di Via Etnea, poi sì, ce ne sono stati altri. Di Via Etnea, perfettamente. Sì. E mi dico un po', e la sua fonte qual è? La fonte era... Cioè, sì, dica. Lei come lo sa, dico, tutto ciò che riguarda questo attentato? Non è che io sappia granché di questo attentato. Io sì. So che è stato fatto dalla nostra organizzazione, poi non è che... Sì, dico, da chi l'ha saputo, da chi l'ha saputo e quando? L'ho saputo sia dal Malpassota che da Nino Pulvirenti. Da? Da Nino Pulvirenti. E quando l'ha saputo lei? Ma adesso non... Una volta che se ne... Già era avvenuto l'attentato comunque. Dopo molto o dopo poco? Non me lo ricordo adesso, se era dopo molto, dopo poco. Una volta che è uscito questo discorso, perché non è che io ho avuto a che fare direttamente, oppure è uscito il discorso e l'ho saputo. Senta, lei a proposito di Tuccio Salvatore ha parlato di un attentato che avrebbe subito il Tuccio, ricorda? Sì. Sì. E qual è la sua fonte di conoscenza? Cioè lei questo come lo sa? Ma lo so direttamente da loro stessi, dal Tuccio pure, che ne parlavano lì in carcere quando il Tuccio è stato arrestato, e poi me l'ha detto pure il Malpassoto e altri, adesso non ricordo, comunque era una storia risaputa questa del Tuccio. Gliel'ha detto il Malpassoto? Sì. E Tuccio in carcere? Sì. E lei avrebbe parlato col Tuccio in carcere? Sì. Dove? Al carcere di Piazza Lanza, a Catania. Si dico dove, dove, in quale... Adesso dove, di preciso, non lo... dentro il carcere, vuole sapere la cella, il corridoio, dentro il carcere. Il Tuccio era lì, nelle celle, il Tuccio era, se non vado errato, doveva essere, mi sembra, alla 54 con Natale di Raimondo, erano le celle più in vista della sezione queste. Senta, lei ha fatto riferimento ad un caseificio dove si sarebbe recato una volta con Rannesi. Sì. Dov'è questo caseificio? Questo caseificio è, se non vado errato, dovrebbe essere territorio di Motta Sant'Anastasia. È precisamente vicino all'uscita che porta alla stazione Motta, diciamo. Allora... Vicino allo svincolo dell'autostrada. Stazione, noi diciamo alla stazione, alla Piana di Catania. Mi scusi, lei da dove è andato praticamente? Lei è andato, mi pare che lei abbia dichiarato, no? Sì. Dico, lei da dove è andato? Da dove ci sono andato dall'autostrada Catania-Palermo. E poi cosa succede? Poi sono uscito a Motta Sant'Anastasia e sono arrivato là. Si esce allo svincolo e si arriva sul posto? Sì, poi si fa la strada e si arriva sul posto, non è lontano dallo svincolo autostradale. Comunque, se si rendesse necessario un sopralluogo, sarei in grado di condurvi sul posto. Sì, senta, con riferimento proprio a questo episodio cui io le facevo cenno a proposito del Rannesi. Ecco, lei ha parlato di una sorta di mercato delle cose scadute, eh? No, io sì, ho parlato della città. Sì, dico che c'era un amico di Rannesi che si prendeva queste le cose da buttare sostanzialmente. Sì. Mi scusi, ma le cose da buttare prodotte da chi? Io non ho capito nel corso del suo esame.
le cose da buttare prodotte da chi non lo so, le cose da buttare del settore alimentare che trattava la città mercato. Ah, che trattava città mercato? Sì. Ho capito. Senta, e chi è questa persona che si prendeva appunto queste cose? Non lo so io come si chiamano, un amico del Rannese, non l'ho conosciuto, non lo so. Il nome non lo sa? No. Senta, e il Tuccio con Città Mercato che rapporti aveva? Ottimi rapporti. Cioè? Cioè era colui che, diciamo, aveva amicizie e controllava la Città Mercato. Per conto dell'organizzazione. Controllava in che senso? Controllava nel senso di controllo in seno all'organizzazione. Se c'era qualcosa che l'organizzazione gli interessava della città mercato, il Tuccio aveva le possibilità di risolverla, tipo a far avere il posto a qualcheduno. Se prendeva i soldi oppure no, questo non lo so. Però mi hanno fatto intendere così. Che cosa, mi scusi, che prendeva i soldi? I soldi a titolo estortivo. Se li prendeva oppure no, questo non lo so, però mi avevano fatto intendere così, però io non l'ho visto mai questo. E mi scusi, questa cosa lei la seppe, ecco, questa proprio del Tuccio che prendeva i soldi a Città Mercato, lei credo dall'esame di capire che lei la seppe in occasione proprio dell'episodio Rannesi. Esatto? No. Già da prima sapevo che il Tuccio, sempre in riferimento, voglio dire, alle amicizie, sì. Non a prendere soldi o non prendere soldi, e sapevo già da prima che il Tuccio era collegato con i dirigenti di questo gruppo commerciale. Questo episodio di Rannesi è del marzo-aprile 92? Sì, se non vado errato. Maggio, lì. Come? Marzo, aprile oppure maggio, siamo... E comunque primavera del 92. Sì, che addirittura in quel periodo il Tuccio non si vedeva tanto assai in giro, perché poi durante l'arco di, diciamo, di questa conversazione parlava che aveva dei problemi con la giustizia e stava cercando di capire un po'. Scusi, parlando con chi? Parlando con il Rannese, con me. Ah, in occasione proprio in occasione di quell'incontro, sì. E che cosa le disse il Tuccio, scusi? Ma il Tuccio parlava più che altro con il Rannesi, che c'era un'inchiesta in corso, un'indagine in corso, una cosa del genere. Adesso non mi ricordo, perché io mi sono messo un po' a guardare, mi sono distratto a guardare i macchinari, e com'era, diciamo, com'era ampliata quel caseificio. Sì. E mi ricordo che c'avevo dei problemi e tanto assai in giro non si faceva vedere. Difatti, come finimmo, ci si dice andatevene subito, perché io me ne sto andando, perché qua è capace che mi vengono, possono venire pure a cercarmi. Si stava allontanando, era venuto apposta per incontrare il Rannesi. E dove vi siete visti esattamente? Ma ci siamo visti dapprima in una specie di ufficio lì che c'aveva, perché in questo caseificio, e poi siamo andati un po' in un cortile e in un ufficio. Dov'è questo ufficio? In un ufficio all'interno di questo caseificio. E poi siamo andati in una dov'è? Primo piano, secondo piano, piano terra? No, era un piano rialzato. Piano rialzato? Sì. Sì? Primo, secondo, adesso non lo ricordo, era rialzato, abbiamo fatto un po' di scale pure, e poi sotto abbiamo visto pure un po' di macchinari, cose. Adesso tutto, perché è grande questo, non è che ci ho fatto la fotografia, non me lo ricordo. Sì. Lei ha visto molti caseifici nella sua vita? No, questo il primo è. Ho capito. Vabbè, per il momento non ho... Finito, Presidente. Avvocato Pappalardo. Signor Malvagna, lei ha parlato di una bisca a Belpasso. Lei era in qualche modo interessato? Di una bisca a Belpasso? No, quella di Belpasso no. Lei era interessato in qualche altra bisca? Sì, avevo aperto una bisca per circa un mese e mezzo, quasi 2 mesi, a Piano Tavola.
sempre in territorio di Belpasso. Di questa bisca lei cos'era? Il gestore? Era interessato agli utili? No, io ero... La bisca faceva riferimento a me come capogruppo, quello che portava, diciamo, i conti e gli incassi della bisca. Poi la bisca sempre, la denominazione era sempre una bisca del Malpassodo, solo che ne ero responsabile io. Lei giocava d'azzardo oppure mai? No, qualche volta qualche giocatina me la sono fatta pure io. All'interno di quella bisca o in altra? Sia all'interno di quella bisca che in qualche un'altra. Lei ha detto che frequentava il Samperi. Sa se Samperi gestiva, era interessato ad un'altra bisca? Sì, so che gestiva una bisca a Catania. In che zona? La zona non lo so, non ci sono mai stato io. Lei sa se vi è una bisca in piazza Stesicoro, nello stesso palazzo dove vi è il cinema Olimpia? Se c'è il cinema Olimpia là non lo so, so che c'è una bisca a piazza Stesicoro, una bisca che, diciamo, è situata al primo piano, mi sembra, e che... Intendevo riferirmi proprio a quella, grazie. Sì, so. Per quanto riguarda, lei ha riferito di un'altra bisca in zona Picanello, vi si è mai recato? Sì. Dove si trova questa bisca? Si trova nella strada principale che attraversa, diciamo, tutto Picanello in direzione verso la circonvolazione, e precisamente si trova sul lato, salendo sul lato destro, mi sembra tre o quattro porte prima di arrivare alla Bar Scuderi. Mi può indicare se ne è a conoscenza diretta chi ne sono i gestori? Sì, ne sono a conoscenza diretta. Chi sono? La bisca faceva, nel tempo che c'era Carletto, perché lì ogni anno la fanno la bisca, al tempo che c'era fuori Carletto Campanella faceva sempre riferimento a Carletto Campanella. Quando Carletto Campanella non c'è stato più, che al suo posto l'ha preso Salvatore Cristaldi, come riferimento faceva sempre Salvatore Cristaldi, ma non ci stava lui lì dentro, veniva gestita da altre persone. Principalmente io ho visto a un certo Renato, che era quasi sempre lì dentro, e un altro, un certo che gli dicevano Sansone. Lei l'ha visto facenti che attività o cosa? Giocavano o svolgevano altro? Ma nel contempo si può anche giocare gestendo una bisca, l'ho visto sia giocare sia non giocare, comunque erano loro, quando succedeva qualcosa o c'era qualche discorso inerente alla bisca uno si rivolgeva direttamente a loro, oppure se il discorso andava a livelli, diciamo, a livelli più grossi uno si rivolgeva a Salvatore Cristaldi. Lei si è rivolto mai direttamente a Sansone? A Sansone no, a Renato sì. E allora come fa a dire che Sansone si occupava della gestione e lei ne è a conoscenza diretta? Perché lo vedevo là, perché lo... Perché lo vedeva là, sì, grazie. Lei ha parlato di una casa a Capomulini dove avrebbe accompagnato determinate persone a far visita al Malpassodo. Mi saprebbe descrivere dove questo... appartamento? Io veramente vorrei tornare di nuovo al punto di prima, perché lei mi ha interrotto, vuol dire che... Signor Malvagna, se permette, vuol dire che per me era sufficiente, no? Vabbè, quindi, però per se lei... Sì, se lei per esempio però non... Signor Malvagna, scusi, se permette, essendo un contraesame sono io che lo dirigo. Riguardo la casa di Capomulini, sì, dove lei ha detto di aver accompagnato delle persone per far visita al Malpassodo, mi sa riferire dove si trovava? Io non ho mai accompagnato nessuno a visita del Malpassodo, a Capomulini. Lei ha mai accompagnato il Cristaldi? Cristaldi Salvatore? Dove? In una casa a Capomulini? No. Lei ha parlato di un'estorsione a Vaccarizzo. Ha presente? Sì. Mi può riferire di questa estorsione? Chi era la persona offesa? Chi la subiva, cioè? Chi era?
Chi subiva l'estorsione? La subiva il gestore di questo locale o il proprietario, adesso non so se era anche proprietario dell'immobile. Si ricorda il nome del locale? No, il nome io non me lo ricordo, però posso dire che io ebbi a interessarmi di questa estorsione perché questa persona si rivolse ad un altro della nostra organizzazione, ad un'altra persona. Che si rivolse per cosa? Per aggiustare l'estorsione? Avvocato, così io non posso andare avanti, lei mi deve fare finire. Perché se lei mi interrompe ogni volta io perdo il filo per forza. Pensavo che lei avesse finito, signor Malvagna. Ah, va bene. Quindi continui, prego. Ora mi ascolto. Riguardo l'estorsione. Sì, sì, ricordo. Come stavo dicendo, questa persona oggetto dell'estorsione si rivolse ad un componente del gruppo del Malpassoto e precisamente a Roberto Rapisarda Massimo, che faceva parte del gruppo di San Pietro Clarenza. Lui mi mandò a chiamare e mi disse se si poteva fare qualche cosa. Io scesi a Catania e lo feci presente ad Altercolano se potevo dare la parola d'ordine a telefono agli estortori che telefonavano a questa persona. L'Ercolano mi diede il consenso ed io così feci. Dopodiché venne contattato da loro stessi sentendo la parola d'ordine che facevo il caffè a San Pietro e che mi dissero che erano loro che stavano facendo l'estorsione e così abbiamo avuto diversi incontri. Loro chi? Loro del gruppo di Picanello. Ma più specificamente? Le persone che ho già detto, Salvatore Cristaldi, mi contattò Filippo Marciante, Di Bella, Tino Di Bella, come si chiama? Gaetano Di Bella. Cioè, di questa estorsione ne ho parlato con diverse persone. Sì, perché lei quando incontrò queste persone, specificamente dove incontrò il Cristaldi? Il Cristaldi lo incontrai a Capomolini, perché a quell'epoca era latitante. In che periodo? Nel 1992, la prima metà del 92. Dove si trovava questa abitazione? Dove si trovava? Non glielo so, a Capomolini si trovava, all'interno di una zona abitata. All'interno di, diciamo, non era proprio come, diciamo, nel paese, era un'abitazione un po' isolata vicino ad un apprezzamento di terreno, però che c'era la strada comunale, ma non era un'abitazione di campagna, era un'abitazione un po' fuori mano. Però, sempre nel paese di Capomolini, poteva essere frazione, una cosa del genere. Adesso la conformità del territorio non lo so com'è. Lei saprebbe condurre la corte in caso fosse necessaria a questa abitazione? Non ne sono certo, ho un vago ricordo. Chi l'ha accompagnato? Se è stato accompagnato da qualcuno? Sì, se non vado errato mi ha accompagnato Gaetano Di Bella e Giovanni Gomez. E dove avete avuto appuntamento? Dove siete visti? Siamo partiti da Picanello. Picanello dove? Da lì, da Bar Scuderi, da lì davanti. Siete dati appuntamento al Bar Scuderi? Sì. Lei lì è arrivato come? In moto o in macchina? Sono arrivato in macchina, sì. L'esito di questa riunione, cosa decideste? Nella riunione mi disse il Cristaldi di sbrigarmela io, di fargli uscire un po' di soldi a questo. Io gli dissi, vediamo se riesco a farti dare una decina di milioni e uno stipendio mensile. Mi disse, dice, fai tu, non manca a te quello che devi fare. E lei questa somma riuscì ad ottenerla? No. Perché? Perché questo dell'estorsione, una volta diceva una cosa, una volta un'altra cosa. Tramite il rapisarda Roberto Massimo mi diceva, mettiamo, che acconsentiva, che potevamo, e poi si rimangiava la parola.
Quindi dopo un paio di mesi che abbiamo trattato questa estorsione, perché io nel contempo non è che facevo interrompere le minacce, facevo continuare ancora. Allora sono andato a Picanello, gli ho detto lasciamo perdere perché sento puzza sotto il naso, questo qua mi sa che ci fa arrestare tutti quanti e poi la riprenderemo in un secondo tempo. E mi sono tirato fuori da questa situazione. Era usuale lasciar perdere un'estorsione perché l'altra parte si rifiutava immediatamente di pagare? Sì, non è la prima volta che si fa una cosa del genere. Riguardo l'attività che svolgeva questa persona sottoposta a distorsione, non potrebbe essere più preciso? Trattavasi di ristorante, azienda, agricola? Sì, mi sembra che era un ristorante. Nessun'altra domanda, Presidente? Posso, Presidente? Brevissimo, perché già ha fatto il collega Pappalardo. Senta, signor Papagna, mi può descrivere, dal momento che lei si è recato parecchie volte in questa casa o sala da gioco di Picanello, vicino al bar Scuderi, me la può descrivere? Gli posso dare una descrizione, diciamo, sommaria, non nei minimi particolari, perché tutta non l'ho girata. All'interno si entra e c'è una grossa stanza, poi c'è una stanza un po' più piccola comunicante, poi altre stanze non li ho girate, io non mi mettevo. No, voglio dire, cos'è, piano terra, primo piano? Sì, sono case di quelle un po' antiche. Sì, piano terra. Cioè, dal piano terra cosa c'è? Un ingresso a Saracinesco, un retrochaussée? I vecchi bassi di Picanello? Questo non lo so, perché la porta era quasi sempre aperta quando ci andavo io. Se c'è la Saracinesca qua non ci ho fatto caso. Cioè era aperta, ma allora cosa c'era? L'insegna di un circolo ricreativo? Cos'era? Se c'era l'insegna era un circolo ricreativo, giustamente non c'era scritto.